tanto perché si parla di riuso, questa presentazione è quasi tutta copiata. E perché c'è stato un convegno a febbraio che si chiamava Educational Mashup, non so se voi ci siete state, che aveva proprio l'obiettivo appunto di parlare di riuso di materiali didattici e quindi il riuso si riusa e questa è una presentazione riciclata. Quindi, velocemente, l'idea è quella di partire da elementi già fatti per costruire conoscenza. Che cosa hanno in comune questi autori? Ogni anno, il 1° gennaio di ogni anno, gli autori che sono morti da più di 70 anni, tutte le loro opere entrano nel cosiddetto pubblico dominio. Quindi nel 1° gennaio del 2012 questi autori sono entrati in pubblico dominio, che vuol dire però, attenzione, la lingua originale. Quindi non è detto che, per esempio, se voi volete usare Virginia Woolf in italiano, lo possiate fare perché dipende dalla data di edizione di quello. Quindi, in generale, tutti i materiali, in modo automatico, sono coperti da diritto. La durata per l'Italia è quella della vita dell'autore più 70 anni dalla morte e non c'è bisogno di dichiarare che sono materiali riservati perché lo sono a prescindere. Quindi la differenza è che se non si vuole che siano riservati bisogna dirlo. Per esempio mi capita spesso, mi è capitato che alcuni insegnanti mi hanno detto ma io le cose le ho già messe su internet, più libere di così, non basta. Se volete fare in modo che i materiali siano vostri, riusati, o allo stesso modo se voi trovate delle cose ma non c'è scritto, vuol dire che non le potete usare. La legislazione sul copyright e la durata è diversa per ogni paese nel mondo, e anche all'interno dell'Unione Europea c'è una differenza, tant'è vero che sul sito Europeana c'è un aiuto a capire qual è il tempo, la licenza adatta per quel materiale. Come vi dicevo, ogni anno si festeggia il giorno del pubblico dominio che cade il 1° gennaio e si fanno una serie di manifestazioni nel mondo. Quindi di solito appunto gli insegnanti chiedono posso usare una foto che ho trovato sul web per un lavoro che ho fatto con i miei ragazzi? Posso partecipare a un concorso? Posso mettere questa bella musichetta di Jovanotti sotto il video che ho fatto con la mia classe? Posso pubblicarla sul sito della scuola? Quasi sempre la risposta è no. Dipende ovviamente da quali sono le modalità con cui viene rilasciato. Prima, se avete visto, nell'archivio che vi ha mostrato Rendina c'era scritto che faceva parte di Wikimedia. Allora, tutti voi sicuramente conoscete Wikipedia, ma Wikipedia in realtà è un arcipelago, nel senso che ci sono tantissimi altri servizi connessi, che sono per esempio raccolte integrali di testi, raccolte di immagini e altro tipo di materiali. E tra l'altro tutto questo può dare vita a tante idee per usare Wikipedia a scuola. Il convegno che abbiamo fatto a febbraio aveva proprio questo obiettivo qua. Potete per esempio alimentare delle voci di Wikipedia facendo scrivere ai ragazzi delle cose sulla loro città, sul loro paese, sui personaggi storici. Ci sono vari progetti in Italia che si chiamano Adotta una parola, Adotta una voce in Emilia Romagna, in cui per esempio prendono un personaggio storico del loro territorio e lo descrivono su Wikipedia. Questo anche perché insegna ai ragazzi che non solo si copia da Wikipedia, ma si può contribuire ed è anche forse un po' più interessante. Ci sono appunto diversi archivi sulla rete per trovare materiali diversi, come vi dicevo, oltre ai video ci sono anche materiali testuali sia dal progetto Gutenberg mondiale sia dal progetto Gutenberg italiano. Adesso per esempio si parla molto di ebook, tenete conto che moltissimi ebook di opere che sono senza diritti vengono comunque vendute, cioè se voi andate sul sito Zatichelli vi vendono il Leopardi o vi vendono in versione ebook, qui lo potete prendere gratis. Quindi abbiamo detto il materiale è sempre protetto tranne che siano passati 70 anni più auguriamo che l'autore abbia avuto almeno una vita di 30 anni, fanno più o meno una media di 100 anni. Allora da questa cosa non è necessario aspettare sempre 100 anni ma si possono utilizzare le famose licenze open source che Creative Commons che hanno le loro radici nel movimento dell'open source, ovvero di fare in modo che
l'open source si basava sul concetto che se condivido il mio codice gli altri mi aiutano a migliorarlo. Da quest'idea è nata anche poi Wikipedia, con l'idea che tutti possono contribuire a migliorare, e in questo caso anche altri contenuti. L'idea che si contrappone appunto fra il Creative Commons, il copyright, che vuol dire tutti i diritti riservati, il pubblico dominio, che è stato anche citato prima, il CC0, che vuol dire non c'è nessuna attribuzione, non c'è bisogno di citare la fonte, niente, c'è queste diverse gradazioni che sono i cosiddetti alcuni diritti riservati. Cioè l'autore di un'opera può decidere che magari la sua opera può essere riutilizzata ma non modificata, riutilizzata e modificata ma non ci si può fare lucro sopra. Quindi l'autore in realtà si riserva alcuni diritti. Voi potete anche voi, una volta che producete dei contenuti, scegliere qual è la licenza più opportuna per i vostri materiali. Ci sono dei servizi su Creative Commons che vi permettono di farlo, ma le domande fondamentali sono queste. Volete che la vostra opera sia usata per fini commerciali? Sì o no? Volete che la vostra opera venga modificata? Sì o no? Risposta a queste domande, in realtà avete poi tutta una serie di combinazioni possibili che sono queste. Vi dico solo una cosa, che bisogna stare attenti quando si parla di uso commerciale. Caso tipico, la scuola ha fatto un bel video, carino, la RAI gli chiede se lo può trasmettere, anzi la RAI lo vede, ma non c'è la licenza, oppure c'è una licenza che impedisce l'uso commerciale. Da quel momento il video non può essere trasmesso su RAI, perché RAI dal momento che lo trasmette lo fa a fini commerciali. Quindi il video che voi avete messo con licenza non commercial non può essere riutilizzato per essere ritrasmesso su RAI. In realtà la RAI potrebbe telefonarvi e dire: ho visto questo bel video, ti dispiace se lo trasmettiamo, ma difficilmente avrà voglia di farlo. Oppure voi pensate di dire: mi paghi. Certo, questa è una strategia. Però vi ripeto, bisogna fare molta attenzione a questa idea del non commerciale e del commerciale, perché spesso limitando l'uso commerciale, per chi almeno non ci deve vivere sopra sulla produzione di contenuti, si limita la circolazione. Questo è particolarmente vero nell'uso dei materiali didattici. Ci sono molte università che mettono a disposizione lezioni già fatte, ma per esempio le mettono con una licenza che impedisce di modificarle, e quindi voi le potete prendere solo così come sono. Se volete togliere una slide o aggiungerne una, non potete farlo. Quindi attenzione anche a voi quando mettete a disposizione i vostri materiali a dare la massima libertà possibile. In particolare faccio questo piccolo excursus locale. In Piemonte abbiamo due leggi che sono sull'onda di questa liberalizzazione. Abbiamo una legge dell'open source che ha dato via a due bandi che hanno delle ricadute didattiche immediate sulle scuole. La prima, che è una gara che sarà assegnata in questi giorni, prevede che la Regione finanzia la produzione di materiali didattici su software open source. Quindi da settembre dovrebbero essere disponibili per tutti gli insegnanti dei corsi online gratuiti per imparare a usare software open source e anche per scaricarsi questi materiali. Il secondo bando è in apertura in questi giorni perché la Regione finanzierà appunto il fatto di avere dei PC in classe a patto che si usi l'open source. E la terza è la legge sugli open data. E il Piemonte è stata la prima regione italiana a fare una legge sul riuso degli open data. Cosa sono gli open data? Sono tutti, dati prodotti dalla pubblica amministrazione che sono resi liberi. Possono essere dati, per esempio, sull'elenco dove si trovano le scuole, su quando sono i mercati, su quando passano gli autobus. I dati liberi del passaggio degli autobus fa sì che, per esempio, qualcuno si metta lì e sviluppi un'app sul vostro iPhone e voi potete consultare gratuitamente questa app senza pagare niente. Questo anche per gli studenti è molto interessante. Se ci fosse, la possibilità di spiegare ai vostri ragazzi che ci sono certi dati e farci delle elaborazioni sopra, adesso parlo ovviamente di scuole superiori, di insegnanti di statistica, di matematica, di informatica, fanno crescere anche da un punto di vista, etico e di trasparenza di governo e tutta una serie di argomenti che sono un po' fuori tema oggi.
Non vi faccio il discorso su come fare la ricerca dei materiali. Sapete come si fa a cercare materiali che siano liberamente utilizzabili sulla rete? Ci sono di solito nei portali, c'è sempre una cosa che dice ricerca avanzata. Per esempio su Flickr, che è il sito principale di foto, di condivisione di foto, se voi fate ricerca avanzata, vedete che c'è anche la possibilità di chiedere di usare delle foto che siano messe in modo libero. Quindi voi potete andare su quel sito, cercare una bella foto, che ne so, di quello che vi pare. Se ha la clausola giusta, voi la potete usare in base a quello che vi viene consentito. Quindi se c'è una, per esempio, un'attribuzione all'autore, bisognerà citare l'autore. Se c'è lo scritto che si deve condividere allo stesso modo, sarete vincolati a farlo. Anche in Google, quando fate una ricerca su Google per immagini, attenzione, perché solo le immagini che sono marcate come riusabili possono essere effettivamente riusate. Ci sono tantissimi archivi a disposizione delle scuole, per esempio di Indire, di foto che sono già liberate, oppure Wikimedia anche sta creando, diciamo, un nuovo sistema per la condivisione di immagini. Un altro mito da sfatare è che non è che se io ho liberato il mio materiale con Creative Commons sono libero, oppure c'è un archivio di tutti i materiali con Creative Commons. Ci sono degli archivi, ma sono parziali, perché diciamo non è questo l'obiettivo che si ha. Questi sono alcuni esempi di siti, per esempio per la musica, se voi volete usare delle musiche sui vostri video, potete andare su questo sito che si chiama Jamendo, dove scaricare delle musiche Creative Commons, cioè che potete mettere sui vostri video senza grandi problemi. Velocemente, tutta questa cosa ha fatto nascere questo movimento delle risorse educative aperte, dove appunto ci sono queste tre corni che sono da un lato qualcuno che ha detto: ma visto che c'è l'open source, perché non facciamo anche i contenuti liberi? Qualcuno che dice: ma tanto i materiali didattici possono essere, come dire, segmentati in tante piccole unità e riusati. E tutte queste tre, diciamo, visioni hanno creato questo movimento delle risorse educative aperte, che però si basano su questo specifico approccio delle, come dicevo prima. Quindi se voi fate delle unità didattiche non modificabili, hanno poco possibilità di essere riusate. Per essere riusate dovete rispettare le 4 R, quindi che sia possibile riusarle, ridistribuirle, rimixarle e rimodificarle. Quindi quando siete frustrati perché non pensate che non c'è niente in internet, pensate a quanto voi avete magari distribuito, reso disponibile, pensando che per il solo fatto di metterle online erano a disposizione degli altri, ma in realtà non lo sono. Probabilmente a breve i sistemi di distribuzione e di diffusione dei materiali d'archivio soprattutto saranno pronti a permetterci di customizzare delle nostre scelte, fare delle nostre proposte. Nel frattempo io credo che bisogna un pochettino lavorare tra le pieghe, no? E quindi cavarsela. Per cavarsela io vi faccio un esempio molto pratico che si usa nella produzione classica di un prodotto audiovisivo. Io ho realizzato assieme a Paolo Ceretto, con una produzione grande, eccetera, eccetera, 2 film che sono andati su molti broadcast, soprattutto europei, quindi noi abbiamo sempre avuto problemi di diritti. Questi film avevano il 50% entrambi di materiale d'archivio. Dunque erano basati molto sul recupero di questo materiale e sul nuovo senso che si vuole dare. Quindi abbiamo dovuto a un certo punto pagarne alcuni e non pagarne negli altri. Ad esempio le library americane e questo sito archive.org è estremamente utile perché è estremamente vasto, raccoglie una community che è, diciamo così, con una cultura più americana, un pochettino più avanti sulle problematiche delle policy di concessione dei diritti del video. Valutate che praticamente l'80% di tutto quello che è public domain negli Stati Uniti noi lo possiamo utilizzare. E lo possiamo utilizzare, noi l'abbiamo utilizzato in film che sono stati trasmessi da broadcast internazionali senza dover pagare alcuna lira a nessuno. Semplicemente per questioni di qualità abbiamo scelto di farci mandare, quando sono state poi ritrovate, i riversamenti degli originali a una qualità più alta.
però attraverso Internet Archive, adesso vi faccio vedere, è possibile scaricare direttamente in maniera molto facile la fonte, quindi lavorare direttamente sulla sorgente. Questo chiaramente impone avere un, come dire, dover procedere secondo una tecnica classica, cioè scaricare e montare evidentemente, oppure anche no. Oppure si può cercare di, in attesa che i sistemi siano pronti a customizzarci le nostre scelte, si può cominciare a fare delle piccole library interne, mi riferisco soprattutto alle classi, no? A una classe che sta affrontando un determinato tema storico. Allora questa è un'ottima opportunità, poter cominciare a segnarsi semplicemente i link e poi cliccarci sopra. Se io sto parlando di un determinato periodo storico e voglio far percepire qual era la pompa magna della propaganda, allora è molto utile poterlo fare vedere, americano, cinese, quello che è, non importa, è una fonte storica diretta, estremamente efficace. Stessa cosa si può fare con YouTube però, che potenzialmente è molto più vasto anche di archive.org. Notate bene, molte cose che sono su Archive sono anche su YouTube. Molte cose che stanno non nell'Istituto Luce, non ne abbiamo, almeno io che cerco molto non ne ho trovate, ma che stanno poi in archivi simili a Luce, magari britannici piuttosto che americani, che quindi hanno del footage che loro vendono poi, sono su YouTube. Quindi qui c'è un po' l'aspetto piratesco. Io posso fare un premontato di un mio film prendendo fonti un po' da dove mi pare. Se chiamo Luce, loro mi mandano un reel con il loro logo e il time code sotto e io lo posso utilizzare durante il montaggio, durante la mia proposta a vari festival, durante, no? E quindi mi tengo in questo archivio che non cambia sostanzialmente, ha solo un time code e un marchio, perché è giusto che sia così. Oppure posso prendermi dei pezzi da YouTube, cosa che abbiamo fatto, e li monto lo stesso. Chiaramente la qualità non è eccelsa, ma io riesco lo stesso a raggiungere il senso che volevo ottenere. Dopodiché, raggiunto un budget, tutti contenti, bla bla bla, andremo a comprare quello che è da comprare. Ma nel frattempo non ho perso l'opportunità di poter costruire del senso. Semplicemente questo credo che sia un po' il nocciolo della questione. Quindi non è sempre detto che ci siano delle condizioni di eccellenza, come capita qua dentro in un laboratorio, dove si riesce a produrre qualcosa di grande. È sicuramente utile, però magari preprodurre qualcosa di efficace per la classe, no? E quindi poter lavorare direttamente con le fonti è una bella opportunità. YouTube, i file di YouTube in realtà si possono scaricare, ci sono dei software che sono una via di mezzo tra il piratesimo, non lo so, non è così importante. La questione è poterli tenere, forse sono di Firefox, no? Anche dei plugin. La questione secondo me è distinguere quello che si fa all'interno e quello che poi deve andare all'esterno. E sono due fasi ben distinte del lavoro. Una è più ricerca, è più costruzione, l'altro è poi la pubblicazione, la finalizzazione. Mi riferisco soprattutto alla didattica. È molto importante, credo, visto che YouTube e Archive o molti altri sono ormai all'ordine del giorno e quindi vengono utilizzati dai ragazzi, chiedere ai ragazzi di partecipare alla ricerca delle fonti per poter realizzare un qualsiasi tipo di piano didattico insieme poi e quindi poterle sfruttare esclusivamente come fonti, come sorgenti. La rielaborazione è un qualcosa di più complicato, ripeto, ci sono istituti che riescono a sostenerla, ci sono istituti che non ci riescono e quindi probabilmente la cosa migliore è trovare una media tra queste due cose, perché un'eccellenza con nulla intorno probabilmente non è così utile. Io vi faccio vedere solo un fondo in particolare di archive.org. Estremamente utile, diciamo che ci ha salvato tante volte, che è il Perlinger, giusto, sai chi? Oltretutto qua ci sono testi, ci sono tutti i siti vecchi, è una cosa molto interessante, loro hanno cominciato così, loro hanno cominciato con il surgelare per sempre i vecchi siti internet, perché poi questi sparivano e c'è uno storico anche bello, no? Se si volesse fare una storia dell'informatica, andare a vedere come erano i primi siti, erano agghiaccianti, però si capisce quanto, no? Poi ci siano dei salti, parlo, no? Un docente di informatica potrebbe essere interessante. Ma forse è attaccato.
credo. Ok. Ok, per esempio qua abbiamo un video, no? La costruzione è simile a quella che abbiamo visto prima, non cambia molto. Questo probabilmente è moderato, qua sotto ci sono le varie specifiche. Qui a lato ci sono le possibilità per scaricarlo. MP4, OGG Video, MP1, QuickTime, sono varie... Non sono sempre molto molto belli, però insomma il link è praticamente diretto. Abbiamo fatto con lui una esperienza molto interessante nelle scuole, che era quella di Eti Community. Sì. Se vuoi raccontare. Sì, ma è appunto per quello che dicevo, che la cosa secondo me più importante del riuso non è tanto la finalizzazione quanto la ricerca collaborativa, nel senso che sono strumenti che vengono utilizzati. In che modo non lo sappiamo bene, no? Almeno io non so effettivamente, nessuno di noi credo effettivamente sappia qual è il criterio che porta un ragazzo ad utilizzare, andare a cercare quali sono i parametri. Quindi c'è una sorta di educazione, di metodologia della ricerca storica, delle fonti. Se questa viene convogliata si riescono ad ottenere dei risultati molto, molto validi, non sempre solo per argomenti che possono riguardare la storia, tipo noi avevamo fatto Eti Community era un progetto molto, secondo me, valido, perché costringeva i ragazzi ad operare dei filtri nella ricerca su YouTube. Quindi non era più una ricerca eventuale, sempre solo divertita, cosa che tutti noi facciamo, una parte della nostra giornata o quello che l'è, ma era una ricerca che doveva per forza scontrarsi con determinati criteri. Quali erano i criteri? Erano quelli dell'utilizzo o non utilizzo di quella canzone piuttosto che di un'altra, del fatto che ci fossero o non ci fossero delle immagini che potevano offendere qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Facendolo direttamente mi sono accorto che quello era estremamente efficace, perché i ragazzi il giorno dopo, con una potenza di fuoco decisamente superiore a quella che potevo avere io, tornavano con un sacco di proposte. Allora poi insieme si rielaborava, si parlava sempre di video, noi lavoravamo sul video, insieme si rielaborava quel percorso che loro avevano cominciato a tracciare. È un modo, secondo me, abbastanza efficace e veloce per poter utilizzare i video che sono su internet.